fatto una mini riflessione tra la mia Ducati 950. Allora sono da circa un mese e mezzo che ce l'ho. Ovviamente non è la mia prima moto, prima questa ho avuto due PS, ho avuto un KDM, una CDR. Dove sono intervenuto io è sulle sospensioni davanti, perché erano regolate molto morbide per un uso turistico. Quindi ho fatto un precarico molla che si fa con i registri dei due dadi qui in cima alle forcelle, e con le viti, quella a sinistra per quanto riguarda la compressione e quella di destra per l'estensione. E ho fatto meno 3 click in estensione e meno 2 click in compressione. Adesso la moto ha un assetto abbastanza duro, però per me va bene. Per quello che riguarda invece la taratura della sospensione posteriore, che è una Sax, io praticamente giro con il precarico molla regolato oltre la metà da solo, e ho anche indurito un po' in compressione. Una cosa estremamente comoda, che va veramente bene, è la regolazione del cupolino avanti, che basta schiacciare qua e si può alzare e abbassare anche mentre si sta andando, quindi è molto comoda. Però il cupolino, devo dire che per me, che sono 1,85, protegge, ma non protegge completamente il casco, nel senso che nella parte alta del casco arriva l'aria, che però non crea turbolenze o dà fastidio, anche a alte velocità ci va tranquillamente. Certo che se fosse da fare un uso più turistico, io ero abituato col GS, che non arrivava un pelo aria, allora sì, sarebbe un po' da cambiare con uno un po' più alto sicuramente. Una cosa che non mi va giù della moto, direi che è quello che mi dà più fastidio, non perché non funzioni bene, perché non posso dire che vada male neanche così, però è questa la frizione a cavo, e francamente su una moto che costa 14.000 euro in versione base potevano anche fare l'idraulica, insomma. I freni, beh, sapete già che monta due dischi davanti da 320 con pinze Brembo flottanti, e sono molto potenti. Anche troppo, nel senso che io ci ho messo un po' ad abituarmi alla frenata di questa moto, in quanto le prime volte mi trovavo a frenare troppo, ecco. Il cambio va bene quando la moto è su di giri, le marce entrano senza nessun problema, ma quando invece si gira un po' più lenti, allora bisogna di essere accompagnato bene, se no si rischia la sfollata. Comunque gli innesti sono precisi, sì, nessun problema grave, ecco. Il motore all'inizio era il punto di domanda mio, finché non l'avevo provata, perché cioè ultimamente avevo guidato 1200 e diciamo che era un tornare un po' indietro, e quindi era un po' dubbioso finché non ci sono salito sopra, perché il motore qua, anche se è un 900, devo dire che è una bomba, una vera bomba.
Un'altra cosa che devo dire è che a me la moto col bauletto fa veramente schifo, nel senso che io praticamente non lo metto mai, lo metto solo se devo andare via in coppia, perché secondo me rovina completamente l'estetica della moto, che sta moto qua sta bene senza niente. Un'altra cosa fantastica secondo me della Ducati è il sound. Veramente fantastico. Praticamente il motore sicuramente preferisce girare alto, però come vedete, allora diciamo che dai 3000 in su non strappa, non fa niente. In salita fino a 3000 giri, guarda, 50 all'ora. Da 3000 giri potete andare tranquilli anche in sesta, nessun problema. Vedete 3000. E riprende subito. Senza strappi, incertezze. Dai 4000 comincia a spingere forte e dopo via via 6000 un'altra botta e arriva fino a 10000. Adesso vi faccio vedere una partenza, sono in touring quindi non sono neanche in modalità sport e così vedete la progressione della moto. Adesso vi faccio vedere una frenata, così vi rendete conto anche di quanto affonda. Come vedete, anche se si pinza forte, la moto come regolata adesso. Gomme monta le Scorpion Trail 2 da 170 e io è la prima volta che le uso, ma devo dire che vanno bene, entrano in temperatura presto e si può scendere tranquillamente al limite. Adesso sono arrivato a 4500 km, sono un po' oltre la metà. Beh, per farvi vedere un attimo la dotazione di bordo, praticamente al computer, in cui sul lato sinistro ha due trip, poi abbiamo range e poi abbiamo il time da quando viene azzerato, c'è l'orario, ci sono i chilometri totali e boh, e basta. E dall'altra parte ho la temperatura, ho i chilometri litro, e poi ho il consumo istantaneo, che adesso non si vede, ovviamente sono fermi, e qua abbiamo la velocità media. Qui abbiamo il livello del carburante, e la temperatura dell'acqua, la mappatura scelta. Le mappature sono 4, sono Sport, Touring, Urban, Enduro. Tutte quante però personalizzabili per quanto riguarda sia l'utilizzo del motore, dell'ABS e del controllo di trazione. Il controllo di trazione ha 8 livelli e l'ABS 3. Adesso vedete che in modalità touring abbiamo il controllo di trazione a 5 e l'ABS a 3.
fari praticamente ha le luci di posizione LED, mentre le altre luci sono tradizionali. Frecce LED. Per quanto riguarda il motore, sicuramente un altro aspetto che vi interessa, credo essere la moto scaldi o meno. Scalda un pochino, nel senso che ovviamente quando fa caldo si sente un po' di calore sulle gambe, però direi che è abbastanza normale, non fastidioso. Io ho potuto constatare che varia dai 16 con un utilizzo proprio al limite ai 21 anche oltre, andando con un'attura normale, tranquilla. Quindi direi che i consumi sono ottimi. Ma sicuramente se avete voglia di approfondire e di saperne di più, trovate un mondo di prove su YouTube. Personalmente io, se dovessi consigliarvi una serie, consiglierei quella di moto.it, di Andrea Perfetti, dove c'è la comparativa tra la KTM 90 e la Multi 950. Allora la mia piccola prova finisce qua, scusate se non sono stato molto tecnico.